In tutta Italia e anche in Sardegna e a Cagliari si avvicinano le elezioni politiche nazionali del prossimo 4 marzo. Rispuntano tra i vari temi anche le questioni legate alla zona franca. Pier Giorgio Massidda, ex presidente dell'Authority ed è anche attualmente ancora presidente della zona franca. Sì, è vero, perché io sono dimissionario da 2 anni, ormai ho terminato il mio mandato di presidente della zona franca da 2 anni e ancora non è stato rinnovato il direttivo della zona franca. Quindi potete capire qual è l'attenzione dell'istituzione a questa istituzione che non è mai partita. Che Intanto cosa sulla porta a zona questa franca, situazione dei 2 anni di stand-by nei fatti? che di fatto noi abbiamo dal 2013 la possibilità di aprire la zona franca doganale del porto di Cagliari, come previsto dallo statuto regionale e previsto da una legge che è stata istituita nel 2001, che di fatto ha attivato la zona franca doganale di Cagliari che in Europa vorrebbero dappertutto. Noi l'abbiamo da tanti anni e non la sfruttiamo. Sulla zona franca c'è una grande confusione perché sulla locuzione zona franca si parla di argomenti completamente differenti. Una è la zona franca fiscale che noi tutti auspicheremmo, ma che ha una strada estremamente complicata e che vede anche dei movimenti a favore di questa, ma un qualcosa che ha di venire. Poi c'è la zona franca doganale, quella che per legge noi in 6 porti della Sardegna possiamo attivare già da oltre 18 anni e una è pronta già da 3 anni e su Cagliari. Poi ci sono le zone franche cittadine, le ZES, le zone economicamente speciali, insomma abbiamo tante cose per le quali si fa una grande confusione, soprattutto in politica. A Cagliari c'è la possibilità dal 2013 di poter aprire la zona franca doganale. Che cos'è? È una zona dove c'è la sospensione dell'IVA, dove chi lavora viene considerato come un extrafrontaliero, come l'italiano che va in Svizzera, dove tutto ciò che viene prodotto e viene esportato, manipolato, se viene venduto dalla zona franca di Cagliari all'estero non paga IVA. Se invece viene venduto in Europa c'è una sospensione dell'IVA, cioè l'IVA si paga in base al comune, alla nazione dove tu esporti, dopo esattamente 180 giorni. Quindi già solo quello è conveniente perché ricevi subito i soldi, li metti in banca e poi li versi dopo 6 mesi. Ma tenendo conto che ci sono tutta un'altra serie di agevolazioni, io non riesco ancora a capire, al di là di tutti i cavilli burocratici, il perché non sia ancora partita. Lei è presidente dimissionario da 2 anni. Il fatto che le dimissioni non vengano accolte, farvi capire, che cosa sta No, portando? la legge dice questo, che finché io non sono sostituito, io ho la responsabilità, quindi sono costretto ancora a firmare, a fare i bilanci e addirittura quest'anno potrei essere da solo perché tutti i membri che facevano parte di questo consiglio d'amministrazione oltre che essersi dimessi, sono non compatibili. Sono l'unico compatibile. Io non so perché, veramente, sono in grossa difficoltà. Nello stesso tempo mi rendo conto che la zona franca doganale sia fondamentale per lo sviluppo della Come Sardegna. superare questo impasse allora? Non lo so, probabilmente anche questa intervista può servire per sensibilizzare. Io tanto faccio presente che da anni tutti i membri del consiglio di amministrazione della zona franca non hanno preso un euro, anzi ci hanno messo di proprio, persino il revisore dei conti. Quindi meritano rispetto perché hanno fatto dopo tanti anni il lavoro, è già pronto tutta la programmazione, ci sono grossi interessi che potrebbero portare qui grossi finanziamenti che comportano centinaia di posti di lavoro, ma soprattutto un recupero del porto franco che sta attraversando un momento di crisi Insomma, straordinaria. volendo tirare le somme, Massidda a chi tira la giacchetta su questo punto? Chi deve intervenire? Boccaccia mia, stati zitta. Lo capiscono tutti, le istituzioni.
le istituzioni. Ci sono due soci, una è l'autorità del porto e una è il CACIP. Avete mai visto una società in Italia che possa andare avanti con divisa al 50% con due soli soci? È già difficile questo. La regione Sardegna, ma soprattutto tutti i blocchi che si stanno creando, il comune di Cagliari che per anni non ha dato una risposta per la strutturazione di due piccole palazzine richieste dalla comunità europea per il controllo del territorio, la regione che ha dato i soldi, sono in banca e sono fermi e non si utilizzano. Una burocrazia farraginosa e l'ultima ciliegina di questa torta è la dichiarazione per la quale il Porto Canale, che è stato finanziato dalla Cassa del Mezzogiorno con miliardi di lire e ha assorbito milioni e milioni e che lavora, che ha proiettato il porto di Cagliari tra i più importanti dell'Europa, sia irregolare. Quindi, siccome è stato fatto senza, dice il ministero, tutta la documentazione è in regola. Normalmente per un fatto del genere dovremmo distruggere il porto e ricreare quello che c'era prima. È una cosa assurda. Sono problemi che vanno risolti a livello politico. Se è stato fatto un errore, si sana, ma c'è un'urgenza. Il mondo corre, non aspetta i nostri tempi. Noi abbiamo la gente che sta soffrendo, la gente che è senza lavoro, quando abbiamo l'opportunità di avere uno strumento che tutti vorrebbero, che ci permetterebbe in tempi brevissimi di dare tanto respiro a famiglie che da anni sono nel tunnel odioso della disoccupazione. Quindi io non voglio fare accuse verso qualcuno in particolare. Io dico basta, svegliamoci, ognuno sa quali sono le proprie responsabilità, io mi assumo le mie e per questa ragione non ho mai cercato di scandalizzare questa situazione, ma sto chiedendo per cortesia di trovare una soluzione. Se devo lavorare, che mi si diano gli strumenti. Se, come spero io, debba essere sostituito, io chiedo che chi mi sostituisca abbia le stesse motivazioni, abbia la stessa professionalità, le stesse capacità e soprattutto sia messo in condizione di utilizzare questo strumento fondamentale che è diventato soltanto una forma di propaganda politica soltanto in occasione delle elezioni, ma di fatto al momento non è stato fatto niente. E ripeto, tutta la documentazione pubblica e la nostra zona franca potrebbe partire in qualsiasi momento, anche perché quelle due palazzine, come io ho dimostrato in occasione di Luna Rossa, potrebbero essere fatte semplicemente con i container, quindi sfuggendo a tutta una serie di limiti che invece sono legati all'edificazione di due palazzine. Un solo grido d'allarme: sbrighiamoci. La sofferenza della gente non ci permette ancora di giocare su questo argomento.